Ciao Glitters! Oggi Volpine e Antibug lotteranno per conquistare il cuore di Adrian. Ci riusciranno? Vediamo un po'. Inizia la storia! Guardala, quella smorfiosa di Marinette che parla con il mio Adrian. Devo trovare un modo per fargliela pagare. Ma quale? Qui c'è bisogno di un piano super diabolico. Dopotutto non esistono solo Ladybug e Sanuar da combattere. Anche Marinette è una mia nemica. Anzi, forse anche più importante di Ladybug. Ma tu guarda quella smorfiosetta. Adrian è mio. Povera Marinette, non sa cosa andrà incontro. La farò pentire di aver solo parlato con il mio Adrian. Ok, Adrian, allora ci vediamo oggi pomeriggio alla caffetteria, ok? Così posso spiegarti quella lezione che non hai capito. D'accordo, Marinette, ma tutto bene? Ogni volta che parli con me sei un po' strana. No, tranquillo, è che ecco, mi sorprende solo che tu abbia chiesto aiuto a me per la lezione di chimica, tutto qui. Oh, andiamo, sei troppo modesta. Sei una delle più brave. Oh, grazie. Beh, allora farò del mio meglio. Ci vediamo oggi pomeriggio, ciao! Ok, ciao! Ah, alla caffetteria, dice? Ci sarò anch'io! Corri, Marinette, corri. Non sarete gli unici a studiare chimica oggi. Eccola qui quella smorfiosetta. Vediamo cosa si può fare. Ma quella è. No, ma tu guarda come si avvinghia al mio Adrian. Gliela farò pagare. Vediamo. Ma e tu cosa ci fai qui? Potrei farti la stessa domanda, Antibug. Io sono qui per faccende personali. Beh, anch'io, ma mi pare che le tue faccende personali siano le mie. Le tue? Non penso proprio, Volpina. Io sono qui per il mio Adrian. Ecco, vedi? È qui che ti sbagli. Quello lì è il mio Adrian. Sì? Sì. Molto bene, Volpina. Allora, prima di vedermela con quell'insulsa di Marinette, è meglio che tolga di mezzo te. Oh, puoi anche provarci. Prego. Dunque, Adrienne, questo passo almeno ti è chiaro? Oh, sì, perfettamente. Volpina! Ma che cosa sta succedendo? Perché Volpine a terra? Me la pagherai! Oh no, deve esserci Shanoa nelle vicinanze. No, non penso proprio. Secondo me è Ladybug. No, non è possibile che sia Ladybug. Andiamo a controllare. Chi è la più forte adesso? Oh, sai, devo ringraziarti, mi hai scaraventato tra le braccia di Adrian. La prossima volta vedrò di indirizzarti verso una bella pozzanghera. Antibug! Ma che cosa sta succedendo? Stanno combattendo fra di loro. Oh sì, wow, è una cosa divertentissima! Oh, beh, ecco. Diciamo che finché non fanno danni. Sì, la cosa potrebbe essere divertente! Chissà se Shanoar arriverà. E chissà se arriverà Ladybug. Ah, non ci tengo proprio a trasformarmi, questa situazione è troppo divertente. Vediamo un po' come evolve. Ma in effetti in questo caso non penso ci sia bisogno di Ladybug. Oh, wow, guarda come combattono! Chi è la più forte adesso, Antibug? Non puoi nulla contro le mie illusioni. Beh, questo lo vedremo. Adrian sta dando la mano a Marinette. Senti un po', Volpina, prima di vedercela tra di noi, perché non sistemiamo quell'insulsa di Marinette? Sono d'accordo, Antibug. Effettivamente vederla con lui mi distrae. Oh no, perché stanno guardando da questa parte? Non vorranno mica attaccarci. Non penso, stanno combattendo tra di loro, perché dovrebbero attaccarci? Non lo so. E questo è sbucato qui dal nulla. Vai, Antibug, tocca a te! Prego, signorina, l'accompagno a fare un bagno di bellezza. Che cosa? No! E ora? Coperchio! Oh no, Marinette, Marinette! Lasciatela subito andare, prima o poi l'aria finirà! Oh, tranquillo, mio caro. La volevo solo fuori dai piedi per un po', giusto per farti capire chi deve essere il tuo vero amore. Oh, beh, sicuramente non tu, Volpina. No, infatti. Oh? No!
sa che è giunta l'ora di trasformarmi. Ah, mettiamo in riga queste due. Oh, Adrian è mio! Adrian è mio! No, è mio! Oh. Ah, siete patetiche! No? Oh. Senti un po', gattino, queste non sono questioni che ti riguardano, quindi stanne fuori. Oh beh, mi riguardano e come, visto che avete intrappolato una povera ragazza innocente? Oh, Marinette, una povera ragazza innocente, lei vuole rubare il mio fidanzato. Non è vero, è il mio fidanzato. Sta zitta, sto cercando di spiegare la posizione di Marinette. Poi valuteremo la tua. Dunque. Cioè, fatemi capire. Tutto questo scompiglio per un ragazzo. Non un ragazzo qualsiasi, sciocco. Stiamo parlando di Adrian. Praticamente Marinette e quest'altra qui vogliono portarmelo via. Lei non sa che è già il mio fidanzato. Sta zitta! Oh, bene, tutto ok. Scusate, allora devo andare. Oh. Eh? E ci lascia così? Io in realtà ho notato una cosa strana. Cosa? Dov'è finito Adrian? Oh no, è vero! Non c'è Adrian! Bene, ho un'idea per sconfiggere quelle due. Ma non nei panni di Chat Noir. Questa volta se la vedrà Adrian. Ehi, voi due! Oh, ma è Adrian! Oh, tesoruccio, ero così sconvolta, non ti vedevo da nessuna parte! Prima di tutto, stammi alla larga. Oh, ma io ti amo! Ecco, vedi, lui non ti vuole, quindi stagli alla larga! Sentite, voglio fare un patto con voi. Lasciate libera Marinette e io sceglierò chi potrà venire con me a cena. Uno scontro alla pari, quindi, senza dover combattere contro questa volpe. Io ci sto, sono sicurissima che sceglierai me. Beh, allora anch'io. Perfetto, allora liberate Marinette. Forza, liberala. È tuo l'incantesimo. Adrian mi ha salvata, grazie. Oh, adesso tutti i miei vestiti sono sporchi per colpa di questa schifezza. Vieni, ti aiuto. Ma adesso come farai? Non vorrei uscire davvero con una di loro, Adrian. Vabbè, assolutamente no. Sta a guardare. Allora, Adrian, hai preso la tua decisione? Oh, su, via, è una scelta così semplice. Oh, ma certo. La ragazza che porterò a cena... è Marinette. Che cosa? Adrian, ma cosa dici? Non vale! Avevi detto che avresti scelto fra noi due! Oh no, io non l'ho mai detto! Cosa? È vero! Aveva detto solo che avrebbe scelto chi portare a cena! Oh, ci hai imbrogliato! No, non vi ho imbrogliato! Sapete, è che sul mio cellulare ho trovato dei messaggi di anti-bug che parlano malissimo di te e Volpina! Cosa? Oh sì, delle cose assurde. E poi ho trovato dei messaggi di Volpina che parlano malissimo di anti-bug. Tu, vipera! Non sei una volpe, sei una vipera! Ah, perché tu allora cosa sei andata a raccontargli? Noi andiamo. Riflettete sulle vostre cose, capite? Non avrei potuto scegliere fra una di voi. È tutta colpa tua! No, no, è tua! Ma Adrian, hai davvero ricevuto quei messaggi? Ma assolutamente no, era solo un pretesto per farle litigare fra loro. Guarda lì, stanno ancora combattendo. Oh sì, e poi in questo modo mi lasceranno in pace, sei stato davvero geniale. Eh sì, grazie, bello riuscire a salvare il mondo anche quando sono Adrian. Che significa? Oh, cioè, nel senso, bello che, insomma, qualche volta anche noi comuni mortali riusciamo a risolvere la situazione, ecco. Senza Ladybug e Chat Noir. Oh, già, sì, infatti. Beh, comunque io ho una promessa da mantenere. Quindi, stasera ti porterò a cena. Ma non devi per forza. No, infatti non lo faccio per forza, tranquilla. Andiamo. Ah, che bello. Bene, Glitters, la nostra storia finisce qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuta. Intanto loro due continueranno a litigare per l'eternità. Mi raccomando, se sì, mettete un bel pollice in su, cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per non perdervi tutte le altre storie dedicate ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!